I dati emersi in occasione della presentazione della relazione dell'anno giudiziario sono dati preoccupanti, sono dati in cui emerge un numero veramente preoccupante: 118 donne uccise nel 2021, 102 in ambito familiare e 70 di queste donne uccise per mano del proprio partner. Sicuramente è un numero che appaia bene con quella che comunque è la presa di coscienza, la consapevolezza della donna nel voler protestare a quell'aspetto, a quella speraquazione che c'è nei rapporti della relazione intima e quindi quella volontà, quella necessità della propria autodeterminazione e cessare la subalternità nel rapporto della relazione intima. Sicuramente da un punto di vista legislativo tante cose sono state fatte. Tante cose andranno fatte proprio al fine di cambiare i paradigmi, una sorta di paradigma della revisione del sistema culturale a qualsiasi livello. Ma altresì mi preme anche evidenziare che al di là del ruolo dell'aspetto legislativo, che tante cose sono in corso e sono state fatte, è altresì importante un'attenta riflessione per quello che è l'aspetto proprio della giustizia, poiché tantissime donne oggi si trovano ad essere sconfortate da una giustizia che sembra essere in decadenza. Pertanto, credo sia necessario, anche in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica, che il nostro Presidente della Repubblica possa finalmente affrontare in modo fattivo e concreto la questione della giustizia, poiché essendo il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.